one shot, one opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment. Bene ragazzi, è arrivato il momento di far vedere di che pasta sono fatto. L'annuncio è vero, voi lo volete, io lo voglio. È arrivato il momento di ritornare in gara, di ritornare sul palco. Esatto ragazzi, War Machine ritornerà sul palco e farà vedere di che pasta è fatto. In questo video vi faccio vedere un pochino come mi alleno, un po' i deltoidi, un po' il petto, un po' le braccia, bicipiti e tricipiti. Per il dorsale, per la schiena, abbiamo già detto che riesco a lavorarla a mano arduo, quindi mi richiede più tempo. Per le gambe invece ragazzi, presto nuovi video, perché vi farò vedere come abbinare appunto le gambe ad un allenamento anche di atletica. Voglio quindi ragazzi documentarvi, creare quindi questa sorta di diario e fare vedere diciamo la mia trasformazione di come appunto mi andrò ad allenare da adesso in poi. Seguite ragazzi, mi raccomando, tutti quanti i miei video di allenamento che usciranno in questo mese. Non vi dirò ancora ragazzi che tipo di gara andrò a fare e quando la andrò a fare, ma pian piano ragazzi vi dirò tutto e vedrò tutte quante. Ragazzi, per i bicipiti ho voluto fare, io siccome ce l'ho in palestra che io ritengo ottimale per i bicipiti, ho voluto fare un curl, quindi invece di farlo con i manubri oppure magari con il bilanciere uso appunto questo macchinario che va comunque a richiamare il stesso movimento appunto del curl con i manubri o con il bilanciere. Noterete che in alcuni esercizi ho tenuto un'impugnatura normale come tutti, dove vado a stringere il pomello del manubrio, bilanciere o del macchinario, invece in altri vedete che tengo le dita dietro diciamo il tubo di plastica dove di solito si prende la maniglia. Per quale motivo? Molto semplicemente perché qualsiasi cosa che voi stringete andate ad attivare l'avambraccio. Se voi attivate l'avambraccio, di conseguenza portate sangue al muscolo, di conseguenza va meno sangue nel muscolo interessato. Quindi esempio, nei bicipiti tieni le dita dietro, così vai a stringere meno, e quindi vai a stringere meno l'impugnatura, di conseguenza l'avambraccio lavora meno, di conseguenza ci va più sangue all'interno del bicipite. È uguale per tutti quanti gli altri esercizi. Ovviamente non tutti gli esercizi ci permettono di fare questo, perché alcuni magari ci possono cadere i manubri sui piedi, quindi state sempre attenti quando usate certi tipi di trucchetti, chiamiamoli così. Però è abbastanza scontato, qualsiasi cosa che non stringi e vai a lavorare magari usando il palmo della mano, di conseguenza va più sangue nel muscolo interessato. Dopodiché ragazzi, come secondo esercizio abbiamo voluto scegliere la panca squat monoarto, perché sapete che a me piace lavorare molto a monoarto, soprattutto quando ho calma e non ho fretta, magari non ho un doppio allenamento, quando ho solamente un allenamento durante la giornata preferisco appunto allenarmi a monoarto, così dedico più concentrazione appunto a un muscolo e poi dopo ad un altro. Quindi mi ha fatto una panca squat ad un braccio alla volta. Mi raccomando ragazzi, voglio sentire il vostro supporto. Il capitano ha bisogno del vostro supporto, quindi una bombardata di commenti: il capitano ritorna in gara, hashtag il capitano ritorna in gara. Bombardate di like questo video, mi raccomando ragazzi, e supportatemi in tanti, perché il capitano vuol tornare in gara, vuol far bella figura, ma lo vuol fare insieme a voi. Quindi mi raccomando ragazzi, a bomba, dateci dentro e state con me fino alla fine. Per i tricipiti ragazzi invece ho fatto un push down, sempre a un braccio alla volta con la maniglia. Ovviamente io cerco sempre di contrarre il più possibile in maniera tale da portare il dolore al massimo, che lo voglio proprio sentire esplodere il tricipite quando lavoro. Non mi piace fare i mezzi movimenti dove non vado a contrarre, quindi preferisco stendere bene e contrarre assolutamente tantissimo il tricipite. Se lo sentite sta lavorando bene, se non lo sentite evidentemente state un pochino sbagliando qualcosa, magari siete troppo gobbi, siete troppo indietro, siete troppo lontani. Quindi cercate sempre di ascoltare, lo dico sempre ragazzi, ascoltate il muscolo che state lavorando, perché se no è tempo perso. Se fate degli esercizi
se fate voi degli esercizi e non sentite effettivamente lavorare il muscolo interessato, vuol dire che qualcosa state sbagliando. Quindi prestate sempre più attenzione, mi raccomando. Invece, ragazzi, per il petto ho fatto il crossover ai cavi. Anche qui, ragazzi, io cerco sempre, a me piace di allungare sempre la muscolatura durante certi esercizi perché mi piace sentire anche un leggero power stretch, chiamiamolo così. Però cercate sempre di tenere molta attenzione quando fate certi tipi di esercizi con certi tipi di intensità, chiamiamolo così, tecniche di intensità. Ovviamente come base la panca piana e invece ho voluto concludere con appunto di nuovo le croci, però questa volta piane sulla panchetta, però a mano arto come sempre. Come vedete anche qui cerco sempre di creare tantissima contrazione al pettorale e ovviamente lavorando a mano arto riesco a concentrarmi di più e a richiamare più sangue prima in un pettorale e dopo nell'altro. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Vi farò vedere d'ora in poi tutti quanti i miei allenamenti, le mie varie tecniche di intensità, come le ho cambiate, come sono cambiati un pochino i miei modi di allenarmi, perché appunto in questi 2 anni sono cambiate un pochino le mie tecniche di allenamento, perché un po' sono anche maturato ovviamente, perché comunque man mano che ti alleni impari nuove cose, impari a conoscere nuove cose, di conseguenza un pochino le cose le vai a cambiare, le vai a migliorare appunto. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Invece per i deltoidi, ragazzi, sono voluto partire con le alzate laterali. Poi di conseguenza sono passato ai deltoidi posteriori con i cavi, con un leggero incrocio. Così mi lavora un po' tutta quanta la schiena, mi lavora anche un po' il trapezio. E dopo sono passato al rowing, quindi al macchinario, che a me piace molto comunque come macchinario, perché alla fine è comodo, ti metti lì e puoi tirare su tutto il peso che vuoi senza magari andarti a rovinare la schiena. Ovviamente se fai gli esercizi scorretti la schiena la vai sempre a rovinare, però comunque sia, ai macchinari è sempre un po' più difficile farsi male, diciamo, che con i manubri o con gli esercizi a corpo libero. Come potete vedere, ragazzi, in questo video sto allenando bicipiti, tricipiti, pettorali e deltoidi. Non ho allenato il core perché comunque lo allenerò a parte in un altro video che appunto presto uscirà il mio nuovo video degli addominali, che ho scelto i 5 esercizi migliori che io ritengo per l'addome. Ma sappiamo tutti quanti che l'addome comunque in certi esercizi lavora sempre e comunque, quindi non è vero che proprio non l'abbiamo lavorato. Bene ragazzi, allora se vi è piaciuto questo video con questi esercizi che vi ho fatto vedere, che prediligo, che quindi nella mia routine di allenamento ci sono al 99%, fatemelo capire col nostro hashtag il capitano ritorno in gara e quindi diamoci dentro sempre a bomba ragazzi. Fatemi vedere il vostro supporto. Si vola, yes!
Shine in the sky, shine in the sky.